In questo video tutorial vi illustrerò come fare l'upload dei modelli in 3D in GoSpaces. Ho pensato di fare questo tutorial perché non tutti i modelli 3D si caricano nello stesso modo in GoSpaces. Prima di tutto possiamo caricare i file con l'estensione OBG, FBXIM, MTL e i file zip che contengono questi file. Attenzione! Il modello non deve superare i 50 MB. Non tutti i modelli messi a disposizione in rete sono stati creati dai professionisti e quindi può succedere che il modello si carico, però non ha l'aspetto che noi avevamo previsto, oppure viene visualizzato che è impossibile a caricare il modello. Tutti i modelli 3D caricati hanno lo stesso aspetto in questa sezione, potete però modificare il nome e potete gestire le attribuzioni tramite i tre puntini in alto a destra. Questa funzione di GoSpaces, che non vale soltanto per i modelli 3D, ma per ogni oggetto caricato nella libreria, facilita l'attribuzione nel momento in cui voi andate a pubblicare il vostro progetto. Allora, ho caricato a questo punto questo oggetto qui, che è un letto, adesso lo vado un attimino a ruotare. Nel caso in cui il vostro oggetto risulta bianco e quindi quando mancano i texture, aprite l'editor e provate a colorare il vostro oggetto. Potrebbe essere un escamotage per poter comunque utilizzare il vostro modello. Dove trovare i modelli 3D già pronti da scaricare? Beh, il primo sito che vi consiglio è Sketchfab, dove quando appena che entrate vi consiglio di creare un profilo. Profilo perché il profilo vi permette di creare delle categorie sia tramite collezioni, ne ho fatte due, oppure tramite like. Quindi ogni volta che scaricate un modello date un like e in questo modo un domani, oltre a diciamo ringraziare chi ha condiviso e manifestare quindi pubblicamente che avete gradito questa condivisione, riusciamo in questo modo anche a raccogliere i dati per poi attribuire i diritti. Allora, io ho scaricato questo modello qua. Allora, due cose. Allora, sì, io vado un pochino più in giù, vedete qui che ho dato il like, vedete, vediamo anche il numero delle persone. Dai numero di like anche già magari uno potrebbe intuire immediatamente quanto il modello sia valido. Almeno è un indizio. Vedete qua anche che è stato creato in Blender e ci vedete anche che occorre l'attribuzione del Creative Commons. Allora, due cose che servono. Allora, prima andiamo a vedere perché non è detto che il modello è disponibile nel formato che a noi serve. FBX, quindi va perfetto e quindi a questo punto io posso fare il download. Eccolo qua. Download viene fatto in zip e direttamente, almeno nel mio PC, fa anche l'unzip. Allora io vado qui nel sito del personaggio di che l'ha creato, Daria Pittman, e copio il link perché questo mi serve nel momento in cui lo vado ad importare. Tutto è caricato con successo. A questo punto cerchiamo i tre puntini in alto sul file del nostro oggetto 3D caricato per modificare l'attribuzione. Attribuzione, io in realtà l'ho già scritto prima, ho dato il titolo dell'oggetto. Se noi la modifichiamo, è importante modificare quindi anche il titolo. Qui troviamo il link. Non quello della Daria, ma il link dell'oggetto. Ok, quindi l'ho copiato qui. E poi il creatore è Daria Pittman e poi il link dell'autore. Attenzione, ce l'abbiamo qui. Ok, quindi vedete quanto è preciso. Poi si chiede il tipo di licenza, anche qua.
Qui dobbiamo tornare indietro, anzi andiamo di nuovo qui su. L'attribuzione la troviamo qui, ok? E poi ci danno anche il tipo. E poi attenzione che cosa abbiamo ancora. Importante la visibilità, nel momento in cui noi andiamo a pubblicare e diciamo che vogliamo che vengano inserite le attribuzioni, automaticamente si inclinca. Il miglior momento per inserire le attribuzioni in GoSpaces è subito quando carichi un modello 3D, un video oppure un'immagine. In questo modo evitiamo di poter perdere dei dati oppure di avere un mega lavoro alla fine. Oltre a SketchFab ci sono altre piattaforme dove possiamo anche creare degli oggetti 3D come 3Blender e Thinkercad, ma anche altri. Vi suggerisco di esplorarli, di crearvi degli account che vi permettono anche di poter accedere alle loro librerie. Vi ho messo a disposizione un sync link in cui ho raccolto diversi di questi siti un po' selezionati e quindi ecco, vi auguro una bella esplorazione e tanta creatività e una bellissima esperienza formativa con i vostri studenti. Alla prossima!